Allora, buonasera a voi che siete qui in sala. Credo che stia arrivando ancora qualcuno, però io direi di iniziare. Farei partire un veloce video. Benvenuti a Vicenza Città Impresa. Sono Sofia, un'assistente virtuale generata con l'intelligenza artificiale. Sono qui per presentarvi il Festival delle Imprese Champions. L'edizione di quest'anno si intitola Nuovi equilibri geopolitici e nuove strategie di crescita. Nel 2024 60 paesi nel mondo saranno chiamati ad un voto che potrebbe cambiare equilibri sempre più critici. Ma anche lo scenario militare e macroeconomico influenzerà le prospettive di crescita delle imprese. Di questo parleremo nei tre giorni di Città Impresa. L'obiettivo del festival è fornire alle nostre imprese gli strumenti per comprendere le sfide e le opportunità del mondo di oggi facendo leva su innovazione, sostenibilità e risorse umane. Sarà questo il filo conduttore di Vicenza Città Impresa, con i suoi 50 eventi, 150 relatori e il premio Letteratura d'Impresa. In Piazza Castello troverete anche gli studi di Radio 24 che trasmetteranno in diretta da Vicenza. All'esterno delle sale principali del festival, infine, troverete tutte le pubblicazioni degli autori di Città Impresa. Prima di iniziare lasciatemi ringraziare il Comune di Vicenza, che promuove con noi di Italy Post e l'Economia del Corriere della Sera il festival, e CNA Veneto Ovest, che partecipa in qualità di copromotore. Ricordiamo anche che il festival è realizzato con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. E ancora, ringraziamo Intesa San Paolo e Auxiel, che sono i main partner dell'iniziativa, nonché Auxilia, Equinox e Viacqua che la sostengono. Ringraziamo infine AGSM, AIM e Oshin per la collaborazione, nonché Radio 24 e il Giornale di Vicenza, che sono media partner del festival. Vi ricordo che l'incontro avrà una durata complessiva di 1 ora e 15 minuti, 60 minuti di dibattito e 15 minuti per le domande del pubblico. Un'ultima nota, ricordatevi anche di controllare il programma aggiornato degli eventi su www.festivalcittaimpresa.it. Adesso diamo la parola al moderatore e ai relatori. Vi seguirò con grande interesse. Buon ascolto! Benvenuti a Vicenza. Continuo a pensare che questa Sofia abbia fatto dei passi avanti dall'ultimo festival, ma che sia migliorabile ancora, un po' inquietante. Allora, sono Raffaella Polato del Corriere della Sera, vi presento i nostri ospiti. Se qualcuno di voi era in sala prima, abbiamo presentato due libri, uno dei quali si intitolava Capitalisti silenziosi. Loro sono due di questi capitalisti silenziosi, io li chiamo protagonisti sconosciuti perché sono i loro nomi, le loro aziende non sono note al grande pubblico, ma sono quelle che hanno fatto correre l'Italia in questi anni e che ci hanno permesso di non crollare durante il Covid e quelle crisi lì. Cominciamo con Alessandro Banzato. Adesso mi sbaglio sicuramente i nomi di battesimo, no, l'ho preso giusto. Presidente delle Acciaierie Venete. Mauro Fanin, che è presidente amministratore delegato del gruppo Cerealdox. Beh, le Acciaierie Venete si capisce che cosa fanno, Cerealdox credo, però forse forse nemmeno io a che livello siete nel mondo della distribuzione, dello spostamento, della movimentazione di cereali, come dice, poi ce lo racconta brevemente. E Alessandro Aresu, che invece è un analista geopolitico, consigliere scientifico della rivista, io non so mai come si dice, Limes in Limes, latino. In latino, no, perché inglesizziamo sempre tutto e poi facciamo. Abbiamo invitato loro, e farei partire Aresu con il suo scenario, perché quando abbiamo deciso qualche mese fa il tema di questo festival, ci vogliono mesi per prepararlo, ci siamo resi conto, una cosa che l'intelligenza artificiale ha sbagliato, non sono 60 i paesi che vanno al voto, complessivamente sono 74-76, non ricordo, faccio sempre confusione anch'io, per mi pare i 2/3 della popolazione mondiale che va al voto. Tra questi ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Europa, i 27, cioè ci sono dei paesi dell'Unione Europea, c'è stata la Russia, ma non le consideriamo elezioni democratiche, però anche lì
ci sarà l'India, quindi tutto questo può cambiare gli scenari economici oltre che politici. Immaginiamo che cosa succederebbe se negli Stati Uniti vincesse questo Trump, neanche il Trump delle precedenti elezioni, ma il Trump che e se facesse quello che dice di voler fare, uscire dalla NATO, probabilmente cambierebbero di nuovo i rapporti con l'Europa che già erano stati abbastanza tesi nella precedente presidenza. Insomma, cambia una serie di scenari che i nostri imprenditori, quelli come loro, che piccoli o grandi sono comunque delle multinazionali perché sono presenti in tutto il mondo, sono cose, noi siamo abituati a pensare che gli imprenditori debbano fare i conti con l'inflazione, il costo del lavoro, il sistema paese che non c'è. Ci sono anche queste questioni geopolitiche, no? Devono essere anche loro degli analisti. Chiederei ad Alessandro Areso di iniziare con il darci il suo quadro e poi vediamo come viene affrontato in concreto dalle nostre imprese. Allora, grazie mille, grazie davvero per questo invito a Italy Post e al Festival Città Impresa. Devo dire, mi fa sempre piacere collaborare con Italy Post. Ho avuto l'occasione l'anno scorso di scrivere la prefazione di un bel libro di Henry Sanderson, Il prezzo della sostenibilità, e il fatto che già questo progetto editoriale e culturale si sia interessato a un libro di quel genere, che è una delle migliori rappresentazioni delle problematiche delle materie prime critiche, dei cambiamenti della mobilità e di tanti temi che poi caratterizzano anche le nostre discussioni attuali e che caratterizzeranno per esempio le elezioni europee tra qualche mese, è secondo me segno di un approfondimento culturale molto importante e positivo. Effettivamente, come è stato correttamente detto, il 2024 è finora nella storia dell'umanità l'anno elettorale più importante, è il per la quantità di persone che parteciperanno a elezioni, che naturalmente sono diverse a seconda dei vari sistemi in cui avvengono, perché non tutte le democrazie sono insomma identiche. E, non sono tutte sono democrazie. Sono diverse anche per diciamo per l'importanza del o l'incertezza del loro esito, direi. Prendiamo per esempio le elezioni europee. Allora, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e poi i vari organi della Commissione europea sostanzialmente, come sapete, hanno l'esito di una coalizione. Cioè, quelle elezioni sappiamo già che avranno sicuramente l'esito di una coalizione di cui farà parte, diciamo, al 100% il Partito Popolare Europeo e poi con delle percentuali un pochino più basse degli altri partiti, ma il Partito Socialista Europeo, diciamo, ci sarà, mettiamo come al 90%, e poi lì scalando con delle altre formazioni. Quindi il punto qual è? Trovare l'esito di queste elezioni e poi come la nuova formula di coalizione tra le forze politiche europee e i paesi europei attraverso il Consiglio europeo affronteranno alcune di quelle che sono le sfide del nostro tempo, e quindi lo scenario internazionale, la guerra in Europa in diversi contesti, la difficoltà di trovare nuovi strumenti di finanziamento comune per ambiziosi progetti per affrontare le esigenze della transizione ecologica, della transizione digitale, ma anche sostanzialmente della riorganizzazione di una base industriale della difesa in Europa in modo più avanzato. Quindi, diciamo, ci sono dei problemi sia politici e di politiche. Poi però ci sono in questo scenario delle elezioni che hanno effettivamente un ruolo centrale quest'anno e che sicuramente determineranno in modo più forte rispetto alle altre i nostri destini. Non sono quelli del paese più popoloso al mondo che andrà al voto, l'India, anche perché quelle elezioni sono meno incerte, diciamo la posizione del primo ministro Modi è molto
solida, anche per la performance economica indiana, che sicuramente ha anche qualche zona d'ombra nella trasformazione che l'India deve affrontare per diventare un'economia manifatturiera più forte, visto che l'India in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Cina che perdureranno è, diciamo, la potenziale vera alternativa per una riorganizzazione delle filiere produttive, ma questo è molto complesso che avvenga, perché naturalmente la dimensione sia infrastrutturale di formazione dell'India è molto diversa rispetto ad altri paesi che invece sono emersi già come vincitori di questa fase, come per esempio il Vietnam e la Malesia. Le elezioni importanti e rilevanti a cui stavo facendo riferimento sono sicuramente le presidenziali degli Stati Uniti, che presentano una situazione diciamo di certezza per chi parteciperà da una parte e dall'altra, perché sarà una riedizione dello scontro del 2020 tra Joe Biden e Donald Trump, che come sapete sono delle persone anche abbastanza avanti con gli anni. Sì, però fa un po' impressione pensare che la più grande democrazia del mondo comunque vada sarà guidata da un ultra ottantenne che è Biden, o da un quasi ottantenne che è Trump. Da una persona che finirà il mandato a 80 anni suonati in ogni caso. È un fallimento dei maggiori partiti politici degli Stati Uniti, direi in particolare del Partito Democratico, dove fuori da Joe Biden veramente non c'è niente. Tra l'altro Joe Biden ha anche un problema della candidata vicepresidente, visto che non è stata particolarmente brillante rispetto invece ad altri membri della sua amministrazione, come la segretaria al commercio Gina Raimondo, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, il segretario di Stato, che sono delle figure più competenti, ma è poi politicamente super difficile, diciamo, quando tu ti ripresenti puoi cambiare il volto del tuo numero due. Ora, queste elezioni sono diventate interessanti e importanti perché, detto con franchezza, diciamo un anno e mezzo fa o due anni fa magari non pensavamo in modo così certo che ci sarebbe stato Donald Trump con una concreta possibilità di diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti. Invece questa possibilità, secondo i sondaggi, esiste. Può accadere. Quindi da un lato ci sono due questioni su cui ci dobbiamo interrogare: quanto è concreta questa possibilità. Quello che ancora, diciamo, un controargomento sull'elezione di Donald Trump è che c'è qualcosa che i sondaggi ancora non considerano, che è l'ottima performance economica degli Stati Uniti. L'amministrazione di Joe Biden, negli Stati Uniti in particolare, grazie a parte i dati del PIL e dell'occupazione, dopo un'inflazione che sicuramente ha avuto il suo peso, però le principali provvedimenti dell'amministrazione Biden del 2022, il Chips and Science Act, l'Inflation Reduction Act, stanno in diversi stati degli Stati Uniti, anche grazie alla posizione energetica degli Stati Uniti in questa fase storica, che è eccellente rispetto ad altri paesi, portando a un boom manifatturiero e di costruzioni, credo senza precedenti negli ultimi 30 anni per la storia statunitense. Quindi lì c'è un margine di incertezza se va bene, diciamo, all'elettorato statunitense, anche di quegli stati, non gliene importerà proprio nulla perché vota per altri parametri di questo fattore, o a un certo punto questo fattore un po' si farà sentire e andrà più a favore di Biden, chiaramente. Quindi questo secondo me è un tema che potrebbe porsi nel corso del 2024, in modo, diciamo, per delle scelte abbastanza concrete degli americani, che saranno comunque più legate a questi fattori che a grandi scenari di politica estera, diciamo, con l'eccezione di questo fatto effettivamente che i democratici, almeno in questa fase, sembra che stiano pagando, che sono i riflessi dello schieramento verso Israele per una parte democratica, in particolare i giovani che sono più filo-palestinesi, vi detto insomma in modo estremamente sintetico. Ora, nell'ultima parte del mio intervento
vorrei interrogarmi su che cosa farebbe Donald Trump come presidente degli Stati Uniti rispetto a che cosa farebbe Joe Biden. Diciamo, Joe Biden sicuramente lo conosciamo, è un... Vediamolo magari in chiave di come cambierebbe gli equilibri anche per quello che devono fare i nostri imprenditori. Allora, la prima, diciamo, nella visione del mondo di Donald Trump, la parola più importante è dazi. Dazi. Questo è il modo con cui Trump vede il mondo. Donald Trump è una figura che si è formata negli anni Ottanta e in particolare con un'esperienza molto importante e tuttora sottovalutata per alcune esperienze di figure statunitensi, che è lo scontro commerciale tra gli Stati Uniti e il Giappone, momento importantissimo della storia della fine del secolo scorso, e i più giovani in sala non lo ricorderanno, boh, per loro anch'io ero molto giovane, ma comunque la forza industriale giapponese negli anni Ottanta aveva portato a tutto un dibattito degli Stati Uniti dove c'era questo tema del sorpasso giapponese a danno degli Stati Uniti nell'elettronica, in tanti settori, anche nell'automobile, e quindi quest'idea che in qualche modo si risponde a questa erosione della base manifatturiera, che è anche sociale e politica, degli Stati Uniti attraverso alcune misure di dazi, peraltro praticati dalla stessa amministrazione Reagan, in particolare nell'industria che io ho più studiato nel mio ultimo libro, quella dei semiconduttori. L'amministrazione Reagan aveva posto dei pesantissimi dazi nei confronti del Giappone, poi c'è stata una fase declinante del Giappone. Ecco, Donald Trump vede il mondo attraverso la lente per cui gli Stati Uniti vengono erosi dalla capacità manifatturiera degli altri stati. Gli Stati Uniti hanno un deficit nei confronti di qualcuno. Con chi è? Anzitutto che gli Stati Uniti hanno il deficit con la Cina. Quindi la mentalità di Trump è: devo mettere dei dazi, diciamo, molto lineari nei confronti della Cina. La mentalità di Biden è diversa, perché non pensate che Biden sia a favore della Cina, naturalmente, perché questa fase storica per gli Stati Uniti non lo consente, ma come abbiamo visto negli ultimi anni, questo scontro con Pechino viene fatto attraverso sanzioni, controlli sulle esportazioni, diciamo alcune misure che non sono soltanto di dazi lineari. Trump fa anche questo. Per noi conta per il fatto che la Cina non è l'unica che ha un surplus nei confronti degli Stati Uniti, anche le economie manifatturiere europee ce l'hanno. E quindi a mio avviso si riporrà questa questione. Lui più che si dirà. C'è un livello diverso tra la sua politica di dazi e quello che lui fa nei confronti della NATO, per esempio. Nella NATO Trump dice: vi dovete arrangiare da soli, ma alla fine questo non viene fatto. Cioè, Trump ha detto: io sposto i soldati, tolgo i soldati dalla Germania, ma gli Stati Uniti non tolgono i soldati dalla Germania alla fine, anche se Trump vuole che un po' di soldati vengano tolti. Cioè, una differenza tra retorica e realtà, diciamo. Dice poi sicuramente c'è la questione dei rapporti con la Russia, che è tutto un altro fatto, però diciamo un ritiro repentino degli Stati Uniti dall'architettura di sicurezza europea con Trump non è la prima cosa che accade, almeno secondo me. Invece la prima cosa che accade è che possono arrivare dei dazi inattesi. Gli Stati Uniti, diciamo, riprendono questo dossier che c'era già con l'amministrazione Trump e con le persone che si occupavano di queste cose, e subito si mettono a porre questo tema. Quindi è questa cosa che forse non ci aspettiamo abbastanza, che ci deve far preoccupare. Ma io temo che ce l'aspettiamo. Chiedo a Banzato, che ne sa qualcosa, perché l'acciaio è stato uno dei settori colpitissimi anche in Europa. Dell'amministrazione Trump. Uno dei primi atti, me lo ricordo benissimo, è stata una cosa molto scenografica di Trump presidente, è stato il 232, che ha firmato, era stato eletto da poco, me lo ricordo, con dietro gli operai della Nucor. La Nucor è un grossissimo produttore di acciaio americano, uno di quelli più profittevoli anche,
con il quale imponeva i dazi a qualsiasi tipo d'acciaio dovesse entrare nel mercato statunitense, mi pare 20%, 25%, cioè dazi importanti. Se io, che il nostro gruppo che ha un prodotto che in teoria potrebbe sbarcare negli Stati Uniti, perché diciamo che sopporterebbe i trasporti e queste cose qua, volessimo provare ad andare, è un'impresa impossibile. Impossibile, perché con i dazi che ci sono è un'impresa proprio impossibile. Per cui la cosa che volevo sottolineare, che non è che diventato presidente Trump il 232 Act sia stato revocato, è restato assolutamente in vigore. Che Biden abbia rimediato. Non si è sognato, mi ricordo quando ne parlavamo in Federacella, l'associazione dei produttori di acciaio italiani, mi ricordo che se ne parlava, si diceva beh, forse non la leverà del tutto, però sicuramente un qualcosa sarà portato a fare, magari una riduzione delle percentuali del dazio. Invece assolutamente questa cosa non è avvenuta. D'altronde, se si prendono in mano i bilanci dei produttori di acciaio statunitensi e li si confronta con un qualsiasi produttore, con quelli dei produttori europei, e si capisce che è un mercato regolato in maniera totalmente diversa. Sì, l'America, che ha fama di essere iperliberista, in realtà è un continente. Beh, ultraprotezionista. Adesso chiedetelo ai giapponesi, l'America, ai giapponesi dell'acciaio, quanto l'America è liberista su questo tema. Si è appena posta questa questione. È un mercato impossibile da frequentare per chi è fuori dagli Stati Uniti. L'altro aspetto di questa possibile svolta, che poi svolta non è, perché Biden appunto non che abbia modificato granché, se cambiassero nuovamente gli equilibri tra gli Stati Uniti e l'Europa in questo scenario. Allora abbiamo visto, poi vorrei che me lo raccontaste voi due, quanto poco basta nel cambiamento degli scenari geopolitici per fermare per esempio gli scambi commerciali. Allora, l'abbiamo visto con il Covid, vi chiedo se potrebbe succedere anche con il cambiamento degli scenari politici. Si ferma un porto a Hong Kong o da quelle parti, si bloccano gli scambi internazionali, si blocca l'industria internazionale, no? Non arrivano i chip, anche per altre ragioni, poi gli UTI fanno gli attacchi nel Mar Rosso, si bloccano gli scambi. Noi non ci pensiamo mai, ma questa è una questione di equilibri geopolitici che intervengono poi, che toccano poi la nostra vita quotidiana, perché ci sono delle merci che non troviamo più, delle altre che aumentano di prezzo. No, inizierei adesso da Fanin, che ci racconta un attimo che cosa fa lui, perché credo che lei subisca molto fortemente, debba tenere conto molto fortemente di quello che succede anche sul quadro, sullo scenario planetario, sulla politica. Cioè, mentre noi stiamo qui in Italia a dibattere delle elezioni, prima in Sardegna cambia il vento perché la Todde vince di 1600 voti, poi in Basilicata. Ricambia il vento perché quella stanno ancora. Ci sono le questioni che ci toccano molto più da vicino, di cui non ci occupiamo forse abbastanza. Beh, innanzitutto buon pomeriggio, buonasera a tutti e grazie dell'invito, che ovviamente ci onora e ci fa sempre piacere portare la nostra esperienza e mettere a disposizione di chi ha dedica questo pomeriggio ad ascoltarci. Noi ci occupiamo di materie prime per l'industria alimentare, quindi in un certo senso il nostro ruolo è quello di rifornire o contribuire a rifornire uno Stato come l'Italia, in cui l'agroalimentare è il primo settore con 179 miliardi, il primo settore manifatturiero. Abbiamo un'esportazione che corre, perché appunto abbiamo chiuso il 23 con 64 miliardi di esportazione di tutto l'agroalimentare, e i primi due mesi del 24 danno contrariamente a tanti settori che sono tanti nella crescita, l'agroalimentare, le esportazioni sono aumentate del 14%. In modo particolare... In valore, e uno dei paesi maggiormente destinatari, guarda caso, sono proprio gli Stati Uniti. Grazie quindi al contributo degli Stati Uniti, in questo momento l'economia americana, sappiamo insomma la disoccupazione, l'economia, abbiamo già parlato più volte, sta andando molto bene, e quindi l'italianità, il tricolore va bene.
In questo, ovviamente, in questo contesto qua, in questo ruolo qua, e quindi di fornitori di materie prime, noi preleviamo le materie prime dalle Americhe, così come dall'Ucraina e da tutto il settore, da tutti i paesi dell'est, diciamo, così come anche dalla nostra nazione, per fortuna, che siamo ben lontani da una sovranità alimentare, perché ricordo che noi come paese siamo deficitari dall'estero, dipendiamo quindi delle cosiddette agri commodities, quelli che servono per fare l'olio di girasole in bottiglia piuttosto che i biscotti o la pasta, dipendiamo dall'estero di circa il 55%, forse anche qualche punto in più. Allora, se consideriamo che in un paese deve esserci comunque una scorta strategica, perché il cibo è il cibo, il vestito puoi rinunciare e andartelo a prendere domani o fra 6 mesi, il microchip può rallentare l'arrivo della tua autovettura, il cibo è il cibo. In questo contesto qua, la situazione diventa più critica, perché noi dobbiamo avere almeno un 15-20% di scorta. Vuol dire che abbiamo a disposizione un cuscinetto del 35-40% per essere consumato. Questo, quindi, voracità della nostra nazione, che è un grande trasformatore, in primis è un grande trasformatore, ovviamente ha bisogno di materie prime. E quindi ecco che... Mi scusi, per farci capire anche dai ragazzi, per capire io stessa, abbiamo parlato tantissimo nei 2 anni della guerra in Ucraina della dipendenza energetica del nostro paese e di che cosa avremmo dovuto fare per ricostituire le scorte delle mancate forniture di gas dalla Russia, sì, per esempio. Non mi pare che abbiamo parlato abbastanza di questo aspetto, che però è altrettanto fondamentale. È lo stesso problema o va visto in modo diverso? No, in un certo senso sono due facce diverse, strategiche entrambi per il paese, perché è un paese come il nostro, ovviamente è fortemente erbivoro, e mi ricordo che durante la primavera del 22, Alessandro e due ci siamo sentiti per telefono e non sapevamo, come dire, confrontarci e consolarci, se così si vuol dire, a vicenda, proprio in una situazione veramente difficile dal punto di vista energetico. Il settore alimentare ovviamente è un settore inelastico, perché tutti noi mangiamo tutti i giorni, quindi... le faccio un esempio, prima parlavamo di Trump, è ben detto Alessandro alla mia sinistra, Trump con i dazi ci gioca bene. Nel 2019, prima quindi del Covid, c'erano dei dazi enormi nei confronti della Cina, soprattutto su queste materie prime, che poi poco prima delle elezioni ha deciso di togliere, e quindi questo ha ingenerato nei mercati delle materie prime dei movimenti e delle oscillazioni a dir poco paurose, che poi dopo il Covid, che è arrivato dopo, e ovviamente poi il conflitto, ci hanno messo ulteriore, come dire, benzina nel fuoco, e quindi abbiamo visto dove sono andate a finire, per esempio, l'olio di girasole, che normalmente una bottiglia dovrebbe valere 1 euro, è andata a finire a 3 euro. La stessa pasta, la stessa pasta ovviamente ha risentito, così come in Ucraina il 28 di febbraio del 2022, quindi la guerra è scoppiata di venerdì, al lunedì noi avevamo le navi pronte al carico e a mezzogiorno abbiamo saputo che le nostre navi non sarebbero state caricate. Quindi, voglio dire, le scelte dei conflitti, così come le scelte dei governanti, in questo caso di Biden, ma non serve andare negli Stati Uniti, se noi... E se mi è permesso portare un esempio di cosa è successo, per esempio, in Europa, nella nostra Europa anche più vicina, sempre nel 22, in aprile del 22, noi abbiamo avuto 2 elezioni in Europa. Una all'interno della Comunità Europea era l'Ungheria, Orban, e sempre in primavera del 22 Vucic in Serbia. Entrambi... l'Ungheria ovviamente è un paese che dovrebbe rispettare quelle che sono le regole del commercio europeo, quindi è all'interno della comunità, e stamattina al CUO si parlava e molto spesso ci si lamentava che questi paesi rispondono e assolvono delle regole quando gli fa comodo, quando non gli fa comodo no. E lì è stato un esempio lampante, perché Orban, per paura di essere, come dire, depauperato delle materie prime in un momento in cui il conflitto sembrava
sembrava volgere verso una situazione veramente difficile nei confronti dell'Ucraina, ha deciso di mettere dei bandi all'esportazione. Così come Vucic in Serbia ha avuto le elezioni lì i primi giorni di aprile del 22, un mese prima, per evitare incrementi di prezzi e soprattutto per godere del benessere e quindi mantenere bassi i prezzi all'interno del paese, nonostante la Serbia non sia nella Comunità Europea ma gode di una serie di agevolazioni di preadesione alla Comunità Europea, ha messo anche lui dei bandi all'esportazione. Quindi noi ci siamo trovati dalla sera alla mattina che i nostri convogli ferroviari che partono da queste pianure della Pannonia non caricavano più perché il governo aveva messo cosiddetti bandi all'esportazione. E come si reagisce a una situazione di questo genere? È indispensabile, così come fanno tutte le aziende, ovviamente diversificare molto, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista anche logistico, quindi dei mezzi di trasporto. E poi è anche indispensabile agire ed interagire con la parte politica, perché la parte politica su questi aspetti ha un ruolo insostituibile. Io non posso andare a parlare con questi signori, ovviamente, ma a quel tempo c'era Draghi, il nostro governo sì, lo può fare. E così è stato fatto, perché poi diventa un problema. L'Italia importa dalla Serbia e dalla Ungheria molto di questo prodotto, noi come azienda siamo i primi importatori di quel paese, soprattutto dalla Serbia, e quindi veramente rischiava di mettere in difficoltà. Quindi ci vuole una strategia aziendale di diversificazione degli approvvigionamenti. Le faccio un altro esempio: quando nel 20 e poi chiudo è scoppiato il Covid, le navi che caricavano in Brasile, in Argentina, voi vi ricordate che noi italiani eravamo gli unici appestati, poi non ne parliamo di cos'era lì vicino a noi, dove è scoppiato il Covid? Avò Euganeo. E noi eravamo, come dire, un paese appestato. Non volevano caricarci le navi perché le maestranze, e quindi tutto le maestranze che accompagnavano il prodotto, potevano, arrivando nei porti italiani, prendere il Covid. Quindi che cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto garantire alle compagnie di navigazione che qualora fosse successo qualcosa, i famosi 15 giorni di quarantena erano a carico dell'azienda acquirente. Quindi diciamo che quello che potrebbe succedere quest'anno sul fronte geopolitico è acqua di rose rispetto a quello. Siete ben allenati? Siamo ben allenati, sì, siamo sicuramente ben allenati. Adesso abbiamo anche avuto un'altra grande fortuna in questo marasma, che le aziende, le grosse multinazionali, che dipendono ormai dai governi. Oggi noi in Europa, nel Mediterraneo in particolare, siamo riforniti dai cinesi e dagli americani, con due grosse strutture, molto grosse, che dipendono, che non sono una, ovviamente quella cinese è molto filo governativa, è emanazione dello Stato, e gli americani non è emanazione dello Stato, ma è un'azienda da 140-150 miliardi di fatturato che ovviamente non può non avere e non rispondere a determinate direttive che vengono date dai governi. Loro in primis si sono, come dire, ritirate, e in quella occasione lì, per chi era, diciamo così, veloce e reattivo, si aprivano anche delle opportunità. Quindi non sono stati solo per noi dei momenti di difficoltà, ma sono stati anche delle grandi opportunità che abbiamo cercato di cogliere per quello che ci competeva. Sì, perché diamo un'idea delle vostre dimensioni, quanto fatturate? Noi fatturiamo circa 1,5 miliardi. Ecco, e contro i 140 che abbiamo detto. Voi vi trovate, questo vale anche per voi, a competere con le grossissime multinazionali, cioè i rapporti di forza sono questi qua, però forse proprio il periodo Covid ha dimostrato come le dimensioni piccole, che magari non vi consentono di fare mega investimenti che fanno gli altri, di condizionare i mercati, però siete stati velocissimi
quanto a reazione ad adattarvi alle nuove condizioni, quindi è come una barca a vela che si muove con più agilità rispetto a una corazzata. Forse la ragione per cui l'economia italiana è andata meglio di quella tedesca in dal Covid in poi? Espositore Sandri. Sì. Allora, sì, beh, insomma, io credo che in qualche maniera questo tipo di conformazione dell'industria italiana c'entri. Anch'io volevo raccontare un episodio, riguarda il nostro mondo, il mondo dell'acciaio, scoppia la guerra Russia-Ucraina, l'invasione della Russia all'Ucraina. Noi avevamo un contratto di fornitura di un semiprodotto, tra l'altro un semiprodotto innovativo, per cui che doveva arrivarci dalla Russia. Naturalmente la Russia vengono bloccate tutte le importazioni, non si poteva neanche più pagare, per cui voglio dire, non si riusciva neanche più a far girare i soldi con le banche, per cui era impossibile. E questo è stato un gravissimo danno per noi, perché, il prodotto era un prodotto interessante, oltretutto si stava anche sperimentando, ma secondo me l'agilità, che è quello che diceva anche Mauro Fanin prima, l'agilità della nostra industria è quella di riuscire in momenti come questo di difficoltà, quando ti viene a mancare un importante canale di fornitura, di cercare altri canali di fornitura che magari in quel momento non hanno la qualità che ti garantiva il precedente fornitore. Ed ecco allora la bravura, secondo me, dei tecnici e di chi lavora dietro a queste cose italiani, è quella di far crescere, di aiutare il tuo nuovo fornitore a raggiungere o cercare di raggiungere un livello qualitativo che assomigli in qualche maniera a chi hai dovuto per qualsiasi motivo abbandonare, perché la situazione internazionale non ti consente più di avere. Per cui credo che il fatto dell'agilità, le dimensioni da un certo punto di vista ti penalizzano. Per quello che riguarda il nostro mondo, per esempio il Green Deal ci pone davanti a momenti di investimenti che saranno mostruosi e sui quali chiaramente non c'è, si devono fare, perché si devono fare, vuol dire, ne va del nostro futuro. L'ho scoperto di recente, perché no, associamo sempre le aziende siderurgiche uguale inquinamento. In realtà le aziende italiane sono all'avanguardia anche dal punto di vista green nel mondo dell'acciaio. Come dice il presidente Gozzi, che tutte le volte, il mio presidente Federacciai, lo dice tutte le volte, l'acciaio italiano è l'acciaio più green del mondo, credo si possa dire, d'Europa di sicuro, perché è un acciaio da forno elettrico. Il forno elettrico ha emissioni di CO2 che rispetto all'alto forno, l'alto forno è il vero acciaio, diciamo, l'acciaio primario è l'acciaio d'alto forno, credo che siano un decimo. Per cui insomma l'acciaio italiano è, da questo punto di vista, parte da un vantaggio competitivo notevolissimo, perché ripeto, gli investimenti che ci saranno richiesti saranno sempre investimenti mostruosi, ma non saranno come chi deve provare ad abbattere la CO2 su un altoforno. Il problema è che chi ha un altoforno ora cercherà di convertire la produzione, cioè chiudendo gli altri forni e passando a forno elettrico. E il problema vero del futuro per chi produce acciaio in Europa, non solo in Italia, è che verrà a mancare la materia prima. Perché tutti, già ora siamo deficitari, in Italia credo su 24 milioni di tonnellate dall'anno che vengono usate di rottame, credo che ne importiamo 7-8, poi dipende chiaramente l'anno e il ciclo economico, per cui siamo già deficitari. A livello europeo lo siamo ancora di più. Abbiamo vicino dei paesi che hanno degli aiuti all'import, Turchia. Per cui credo che per noi sarà una sfida assolutamente molto complicata in futuro, ripeto, per cercare di soddisfare quelli che sono i dettami del Fit for 55 e per cercare di competere a livello internazionale, dove, ripeto, la materia prima verrà a mancare sempre di più. Lei ha toccato un altro degli argomenti fondamentali di cui chiederei ad Alessandro Resu di parlare. Quest'anno anche la nuova Europa politica. Che cosa dobbiamo aspettarci, visto che l'euro di coalizioni, chi può vincere, chi può perdere, però poi perdiamo di vista la sostanza. L'Europa è stata definita, ed è fino a questo momento, un'Europa che norma molto, norma tantissimo, un sacco di normative, a volte costringendo un po', no? In qualche camicia di forza gli stati e le imprese, paesi che danno aiuti di Stato che vengono camuffati, non lo sono, altri che vengono, e un'Europa che decide poco velocemente.
possiamo aspettarci qualche cambiamento da questa elezione? Cioè, come ci stiamo andando verso le elezioni di giugno? Allora, sono pessimista, purtroppo, anzitutto perché l'Europa occidentale, la prima cosa che dobbiamo considerare, è una delle tendenze più importanti del nostro secolo, quindi quello iniziato nel 2000, è il declino dell'Europa occidentale. L'Europa occidentale ha aumentato il suo divario nei confronti degli Stati Uniti, già soverchiante in termini militari, insomma, non può essere ovviamente nemmeno considerato, ma in termini economici e tecnologici, in modo impressionante. Diciamo, questo è il dato generale, il Financial Times, ma anche diverse altre testate hanno dedicato molta attenzione a questo punto, non è ancora entrato abbastanza nella testa delle persone che questa è una delle due tendenze del mondo. E poi ovviamente la grande tendenza economica è che l'Asia orientale è il centro della manifattura. C'è stato un grande richiamo di Mario Draghi, che è stato mondiale. Sì, cioè la situazione insomma è seria. Ricordiamo magari per i ragazzi, il richiamo di Draghi è stato incaricato di preparare un documento sulla competitività. Cosa deve fare sulla l'Europa per essere competitiva? Come si diviene competitivi rispetto a questo fatto? Cioè, come si affronta un mondo dove diciamo, i grandi vettori della tecnologia sono principalmente statunitensi e in parte cinesi? Industrie, se interi settori letteralmente inventati o perfezionati dagli europei, la chimica, l'automotive, ci sono insomma le aziende tedesche che si sono fregate da sole, convinte che sarebbero andate in Cina a vendere la loro roba ai cinesi, poi adesso è arrivata BYD, che vende le sue cose ai cinesi, un'azienda da mobilità elettrica, e a tutto il mondo. Diciamo, la situazione è questa. Sì, magari lì poi si aprirebbe un altro... Poi ci saranno altri... Oppure... diciamo, pensate a Microsoft. Microsoft è un'azienda che tutti avete presente 30 anni fa, l'azienda di Windows, e nelle rivoluzioni tecnologiche successive, cioè quella di internet, dei motori di ricerca e poi il mobile, si diceva che Microsoft era finita perché non riusciva più a stare dietro a queste rivoluzioni tecnologiche. Ora Microsoft capitalizza 3.000 miliardi di dollari, la borsa italiana cosa sarà? 600 miliardi tutta. Insomma, i giganti tecnologici statunitensi sono anche andati in declino e poi tornati, oltre a quello. E poi hanno un forziere di capacità di investimento, per cui Apple fa così 70 miliardi di investimenti. Stiamo parlando di una forza finanziaria incredibile. In Europa stiamo a parlare di unione dei mercati di capitale, cosa da 15 anni, eccetera. Quindi E io personalmente penso, soprattutto essendomi occupato un po' di tecnologia, basta con queste regole, sono diventate una gabbia. E non è vero che tu diventi una potenza mondiale attraverso le regole, diventi una potenza mondiale liberando le energie delle aziende, conoscendo le tue filiere, facendo delle scelte, dicendo difendo questo. Magari qualche invece, regola che tutela l'etica ci certo, vuole. Certo, diciamo devi tutelare la privacy, cioè, però tu diciamo... ai temi dell'intelligenza artificiale mi sono dedicato un po' negli ultimi mesi perché ci ho scritto un libro e io personalmente non trovo nulla di stimolante, di utile in tutto quello che ha fatto l'Unione Europea da questo tempo, se non per alcune aziende, alcuni talenti che continuano ad esistere, insomma in Europa e in Francia in particolare, se non consideriamo il Regno Unito, a livello universitario, accademico, continuiamo ad avere delle grandi capacità, a livello industriale in Europa in tanti settori abbiamo delle nicchie ancora eccellenti, e mi sembra che tutta questa architettura istituzionale che abbiamo creato sia sconnessa rispetto agli elementi di dinamismo della società. Quindi la scossa che deve arrivare è che diciamo, questi pezzi del dinamismo, che in Italia insomma li abbiamo sentiti, poi le loro aziende non sono microimprese di 12 persone, no, ci mostrano che non riescono a stare insomma, faticosamente, ma alla grande contro dei giganti, ma
hanno una loro forza, e poi ci sono delle altre nicchie. A un certo punto, diciamo, bisogna liberare le energie di questa gente, attrarre talenti, formarli, e quindi però una scuola. È anche vero che con allora loro sono una dimostrazione, molti imprenditori italiani si sono fatti gli anticorpi più che sufficienti con un sistema Italia che certamente non era costruito, certo. Un tessuto non favorevole all'imprenditore e anche un sistema culturale spesso anti, adesso sta un po' cambiando, ma un clima anti-impresa si è spesso respirato nel nostro paese. Loro si sono fatti gli anticorpi, le aziende sono cresciute, vanno nel mondo, sono leader in settori di nicchia anche tecnologici totalmente insospettati, non ne parliamo mai, ma è così. D'altra parte è vero anche che con questo sistema ci dovete avere a che fare in continuazione, perché le regole non è che non si possono rispettare. Quindi, diciamo, da un lato c'è un fattore, se vogliamo, anche politico, è il che io penso la profondità e la severità del contrasto tra Stati Uniti e Cina obbligherà questo nuovo contesto europeo a una maggiore interconnessione col sistema statunitense. Quindi da un lato questa interconnessione di mercati con gli Stati Uniti, che poi è basata anche su un sistema di valori, sarà più forte e probabilmente diventerà più rafforzerà in qualche modo il mercato unico. Quindi tu puoi avere un disegno generale su questo, solo che se questo nostro rafforzamento di mercati euroatlantici comunque lo ingabbiamo in una serie di standard troppo, troppo diciamo, rigidi, non abbastanza meditati, bisogna confrontare, e io penso che comunque i politici europei un po' l'abbiano capito rispetto a prima, no, questo approccio, quello di Timmermans, il responsabile delle politiche ambientali, cioè questo signore nel 2019, perché dobbiamo dire le cose come stanno, sostanzialmente ha fatto delle chiacchiere, quindi è arrivato e ha detto dobbiamo essere verdi, eccetera, ha presentato una cosa dove c'erano dei numeri, entro questa data dobbiamo fare questa cosa, ma queste persone non conoscevano, diciamo, come è fatta una batteria, per esempio, una batteria sono dei procedimenti, sì, c'è chimici, stato un approccio quindi molto... tu hai alcune aziende che devono fare questa cosa, quindi se poi tu a quelle aziende dici guarda non puoi emettere questa cosa, tu la batteria non la puoi fare, e quegli stessi si mettono a fare questa cosa in Cina. Ora, quindi hanno avuto questo atteggiamento di dire dobbiamo essere i primi al mondo, ma se sei il primo al mondo a fare una cavolata, non è utile, perché poi invece arrivi agli Stati Uniti e dici guarda faccio la mia legge verde, sono dei crediti fiscali automatici per il fatto che tu ti costruisci una cosa che all'80% è negli Stati Uniti, se è fatta così, al 50% è negli Stati Uniti, se è fatta così, certo qualcuno è scontento, qualcun altro è contento, ma tutti capiscono che cosa è quella roba, quindi diciamo impari da un'esperienza, ovviamente magari ci fai una figuraccia perché sei sempre gli stessi che ha detto una cosa e poi ne dici un'altra, ma chi se ne importa, l'importante poi è che dopo impari per fare dei provvedimenti che tengono conto della tua realtà industriale e di dove vuoi andare, e penso che diciamo la prossima Commissione europea comunque lo possa fare meglio rispetto a come si sono presentati l'altra volta, perché non hanno capito diciamo che questo gioco soprattutto adesso non si può più fare senza andare in profondità. C'è il rischio che continuino a farlo. Se devo dire qualcosa di positivo è questo, sostanzialmente, ma ho premesso che ero pessimista e preoccupato. Temo che lo siano anche loro, ma proprio per questa ragione. Come ci si muove in un contesto, in Italia avete imparato a muovervi tra la burocrazia, lacci, leggi, ma dovendosi muovere in Europa e nel mondo. In un'Europa che è una ragnatela di normative a volte contrastanti, che non tengono conto, non è che ti dicono dobbiamo andare verso l'auto green, non è che ti dicono vacci come ci vuoi, ma come vuoi, ma vacci. Ti dicono devi farlo per forza con l'auto elettrica, poi se ibrida non gli interessa, se l'idrogeno è più verde, non voglio neanche saperlo. Hanno deciso che quella è la strada e lì si va.
come ci si muove in questa Europa qui in cui si hanno delle idee di che si continua a crescere, soprattutto si hanno delle idee, ma bisogna anche rispettare le regole palesemente come dire non realistiche. Ci si muove non è facile perché le normative ovviamente, mentre con il nostro governo ovviamente puoi anche dialogare, e con l'Europa è già più difficile ovviamente dialogare, e quando ci sono delle prese di posizioni come il presidente della commissione olandese Timmermans, che era veramente è esagerato anche nel mondo dell'agribusiness, è colui che poi ha coniato una nuova agricoltura, il Green Deal, che tutti conosciamo, il Farm to Fork, che tutti conosciamo, e che prevedeva che un quarto delle superfici della Comunità Europea dovessero essere trasformati in agricoltura biologica, senza tener conto che l'Europa sì è un continente, un piccolo continente che comunque è autosufficiente per alcuni prodotti, ma per esempio per altri è fortemente deficitario, e ridurre le produzioni interne vorrebbe dire ridurre quella che è la riserva strategica del nostro continente europeo, ed è pericoloso. E così come anche le normative sui fitofarmaci, sulle riduzioni, che ben vengano ovviamente, devono ovviamente però essere accompagnate da un percorso, e non può essere una normativa che tu vuoi applicare dalla sera alla mattina, così come sull'automotive o sui fitofarmaci, perché questo crea delle disfunzioni del sistema che poi è difficile rimettere in funzione quando tu perdi determinate professionalità, determinate aree di produzione, parlo del mio settore, determinati quindi capacità di degenerare materie prime, e poi è difficile, non è che poi dalla sera alla mattina puoi ripristinare, poi perdi anche un sistema, perdi un sistema di persone, di organizzazione, una manualità che deve essere. Quindi in questo contesto qua come ci si muove? Ci si muove, noi guardi, adesso ci sono le elezioni fra qualche mese, ma noi adesso anche in azienda, e non solo in azienda, ovviamente l'Europa deve fare i conti con delle normative che vengono dalla precedente Commissione, che sono praticamente inapplicabili e sarebbero applicabili al primo di gennaio del 2025. Non sappiamo oggi come applicare queste norme, non sa l'Europa come applicare le materie prime, per esempio, che arrivano da zone potenzialmente sensibili. Parlo del Brasile, parlo della Malesia. Quindi è vero che bisogna normare, è vero che bisogna tracciare, è vero che bisogna presidiare i terreni e difendere determinati ecosistemi che rischiamo di perdere. Questo è sacrosanto. Ma non possiamo pensare di farlo in tempi così stretti, perché non è possibile, è materialmente impossibile. Quindi ci si muove cercando di fare lobby, di muoversi appunto quindi insieme, di far rendere conto a una politica che è avulsa da quello che succede, perché il grosso problema che abbiamo qui del nostro paese ovviamente è che spesso la politica non sa, non conosce il territorio, ma anche a Bruxelles è la stessa identica cosa, cioè questi qua vivono a volte su un altro mondo, legiferano senza sapere a che cosa vanno incontro. Il discorso che si faceva. Ricordo una battuta che faceva spessissimo Tremonti, per i ragazzi, lo dico, è stato un ministro dell'economia per molti anni, diceva legiferano sulla curvatura delle banane, ed era vero, c'era una normativa che stabiliva che curvatura dovessero avere le banane per poter essere importate in Europa. Vi rendete conto che siamo. L'acciaio è un altro settore che ha a che fare con questi problemi. Beh, abbiamo, sì, devo dire la verità che anche con esperienze personali negli anni di presidenza della Federazione, insomma, le visite a Bruxelles, che per noi è chiaramente un interlocutore fondamentale, erano sempre visite molto complicate. Però
E voglio testimoniare questa cosa anche dicendo. Se l'Europa poi nasce dalla ceca, comunità europea carbone e acciaio. Dall'Europa del carbone e dell'acciaio, certo. il nucleo fondatore. Esatto. Ma per rafforzare questa cosa, voglio dire, il fatto che lavorare in Europa è molto complicato, ArcelorMittal, che è il più grande produttore mondiale di acciaio, indiano di origine, ma un player mondiale, sulle sue posizioni europee sta sinceramente pensando, non dico di ritirarsi, ma di ridurle moltissimo. Le produzioni europee di ArcelorMittal sono in forte contrazione. Adesso Taranto aveva anche altre motivazioni, per carità, non è mica solo questa, ma diciamo a Taranto l'Ilva, sull'Ilva la confusione, diciamo, era un mix tra Europa e Italia, una cosa molto complicata, però l'atteggiamento è un pochettino quello là, in un contesto di grossissima confusione nel quale si fa fatica ad individuare la strada nella quale andare con gli investimenti, e sono investimenti sempre pesantissimi, e sbagliarli non è consigliabile, un player mondiale sta pensando sinceramente di ritirarsi dall'Europa, di ridurre moltissimo le produzioni in Europa, per cui insomma questo è un tema. Come si possono affrontare? Guardate, soprattutto in momenti come questo di grandissima, voglio dire, confusione, perché oggettivamente è un momento di grande confusione, credo che però il miglioramento del prodotto e il fatto che lo rendi sempre più competitivo sia una ricetta che per gruppi come il nostro sia sempre valida. E anche il miglioramento da un punto di vista di impatto ambientale, per cui gli investimenti sono quelli che secondo noi salveranno anche il nostro debole, perché è un acciaio debole, acciaio europeo. Cioè è debole a riguardo del contesto all'interno del quale si muove. Per cui, insomma, all'interno di questo contesto, un contesto difficile, io credo che gli investimenti corretti nei miglioramenti qualitativi e quantitativi, cioè ridurre i costi di produzione, siano sempre quelli che possono... Ha citato ArcelorMittal, dice l'acciaio europeo è un acciaio debole, però è un continente in cui sono arrivati ArcelorMittal, gli altri indiani di Jindal, mi pare si chiami. Jindal, certo. Bisogna dire la verità. È stato reso, sì, ma... hanno avuto gioco facile perché è stato reso debole anche da queste normative? Beh, come diceva il professor Arezzo, diciamo che dal 2000, da quando? 2000 in poi la confusione si è cominciata a fare. Loro sono arrivati prima. Erano arrivati prima. Approfittando. C'erano altre situazioni. Diciamo che nel corso degli ultimi 10-15 anni il contesto competitivo all'interno del quale ci si muove è un contesto competitivo molto più complicato a livello europeo rispetto ad altri paesi. E questa è una cosa che è testimoniata in maniera molto chiara, da, ripeto, ci sono i bilanci che parlano, basta andare a vedere i bilanci di qualche produttore americano, che sono costantemente migliori rispetto a quelli dei produttori europei. Per cui, insomma, vuol dire che c'è una situazione di contesto che è una situazione un pochettino diversa. Però se le imprese italiane, non per fare la svelenata alle imprese italiane, perché non è il caso, alcune sono buone imprese, si fa buona impresa, si fa cattiva, certo, impresa, però è un dato di fatto che ci sono imprese italiane che sono leader a livello mondiale, magari in nicchie super specializzate, però lo sono, nessuno è capace di fare certi prodotti come li facciamo noi. È questa la via di fuga che gli imprenditori... Siamo leader perché seguono esattamente quella strada che dicevo prima io, grossissimi investimenti anche nei prodotti che hanno, diciamo, margini di contribuzione più bassi. I player italiani sono player che possono competere, pur, ripeto, all'interno di un contesto molto difficile, ma possono competere, non dico in tutto il mondo perché questo sarebbe esagerato, ma in gran parte di esso. Ci sono produttori italiani, produttori di commodity, per cui diciamo il livello più basso della nostra filiera, che esportano in 40 paesi al mondo. Per cui se esportano in 40 paesi del mondo vuol dire che competono in 40 paesi del mondo, e ripeto, all'interno di un contesto competitivo nostro che non è sempre così facilmente gestibile. Bene, abbiamo il tempo per alcune domande. Lui è un aficionados nostro, viene a tutti i festival. Bruno, vero? Sì. Ricordo male. Grazie.
No, io avevo una domanda per il dottor Aresu. Io so che a Limes piacciono molto gli scenari, quindi io propongo di immaginare uno scenario. Diciamo che io spero che non avvenga, come tutti in questa sala, credo, però non ho potuto fare a meno di chiedermelo più volte. E mi sembra la persona giusta per chiederlo. Quindi, ovviamente facendo tutti gli scongiuri possibili, se la guerra dovesse estendersi anche all'Italia, la guerra in Medio Oriente, perché quella è, diciamo, la più imminente. Se ha qualcosa in contrario, mi dica. Si soffermi anche sulla priorità delle guerre che possono scoppiare. Cosa farebbe il governo italiano? Poi una domanda per il dottor Benzato e il dottor Fanin. Io volevo chiedere, sempre considerando lo scenario catastrofico con tutti gli scongiuri annessi e connessi, volevo chiedere se cosa fareste o come considerereste se ci fosse fosse imposta un'economia di guerra e i riservisti non bastassero, quindi venissero chiamati anche giovani. Lo so, però considerate anche quello scenario. E quindi mancasse forza lavoro, grazie. Allora, comincio dunque l'estensione delle guerre. Allora, da un lato, sempre appunto facendo gli scongiuri, se ho la guerra nucleare non ci possiamo fare nulla, è abbastanza evidente, no? Non siamo una potenza, l'Italia non è una potenza nucleare, le potenze nucleari sono altre, se a un certo punto, insomma, no, è una cosa che è una cosa del mondo a cui comunque, diciamo, come esseri umani dobbiamo pensare, no? C'era un bellissimo libro di un ex segretario alla difesa degli Stati Uniti, William Perry, che è stato segretario alla difesa nell'amministrazione Clinton e quindi aveva gestito alcuni elementi poi della fine dell'Unione Sovietica sugli armamenti nucleari. E, insomma, leggete il suo libro, questa persona pensava a questo scenario che abbiamo un po' espulso. E secondo me Oppenheimer è stato un film importante anche per questa ragione, no? Alla fine ti dice che nel mondo questa cosa c'è, non ci possiamo fare niente, ma questa cosa c'è. L'estensione geografica delle guerre, allora, per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente, una sua estensione geografica che ora non sembra la cosa più probabile, però riguarderebbe il Libano anzitutto, ed eventualmente, e poi lì appunto potrebbe diventare un conflitto ancora più pesante, l'Iran. Quindi difficile che questa cosa venga da noi, e, diciamo, per la nostra sicurezza, rispetto a questo, diciamo, la nostra sicurezza come italiani è sempre più pericoloso. Per esempio, è importante monitorare il rischio terroristico nel paese in relazione a questi temi, e poi guardare a un eventuale deterioramento che potrebbe sempre avvenire della Libia, che non è, diciamo, ci sono delle cose, delle prossimità geografiche per l'Italia che noi non dobbiamo dimenticare, perché succede qualcosa di terribile, insomma, in un certo senso legato, ma non così prossimo a noi. Diciamo, la situazione della Libia è qualcosa che deve continuare a essere vista con attenzione. E per quanto riguarda l'estensione invece dall'Europa orientale, difficilmente toccherebbe subito l'Italia, e naturalmente sia per loro indole e per prossimità geografica, e lo si vede, sono sia i paesi baltici che la Polonia, ma anche altri paesi dell'area, e poi i nordici, insomma, con una posizione sicuramente diversa rispetto al passato per gli eventi degli ultimi 3 anni, la
Svezia, ma anche la stessa Finlandia, che vedono maggiormente questo pericolo. Cioè la geografia da quel punto di vista conta per quando non stiamo parlando di conflitti totali e assoluti. E un'ultima battuta su quindi la mentalità italiana sulla sicurezza. Alcuni di questi conflitti sono importanti per noi, non dimentichiamo per esempio il presidio delle rotte marittime, che è un tema che è entrato maggiormente nella coscienza generale sulla base di questi ultimi conflitti. Quindi stiamo andando verso un mondo dove il presidio della sicurezza marittima è più importante e diviene una responsabilità non solo degli Stati Uniti, che sono il tradizionale, diciamo, security provider da questo punto di vista, e non solo della potenza delle rotte commerciali da parte del controllo dei porti, in particolare cinese, per le dimensioni del commercio internazionale nell'Asia orientale, ma anche degli italiani. Quindi il fatto che ci sono ci saranno delle navi militari in alcune rotte commerciali è probabilmente un elemento che sarà più permanente nel nostro tempo. Magari delle navi militari italiane più facilmente in futuro dovranno anche accompagnare e difendere alcuni nostri interessi nel Mediterraneo. Per esempio, diversi anni fa questo tema si era posto, per esempio con la Turchia. La Turchia arriva, dici, insomma, in alcune di quelle zone che nella loro opinione sono contestate, fai dei giacimenti da quella parte, che se sei un'azienda italiana non lo puoi fare. Probabilmente nel mondo a cui ci stiamo avviando, vicino all'azienda italiana che farà i suoi interessi su un giacimento in mari greco-ciprioti, ci saranno anche delle navi militari italiane. Questo potrebbe determinare ulteriori tensioni, effetti sulla nostra sicurezza interna. Quindi, diciamo, oltre a quello che ci dice la fine del film Oppenheimer, che comunque è importante, poi dobbiamo abituarci a preoccuparci di queste cose che possono essere prossime per le nostre vite dei prossimi anni. Grazie, grazie per la tua domanda. Allora, guarda, un imprenditore non è come i gatti e ha sette vite, ma ha almeno tre piani, un piano A, un piano B e un piano C. Ci dovremmo inventare ancora un ulteriore piano. Noi siamo ottimisti per natura e non pensiamo che questo possa succedere, come bene ci ha detto Alessandro. Però voglio condividere con voi anche questa considerazione. È vero che siamo in un momento di tensione, di alta tensione a livello globale, siamo in un momento in cui, lo si diceva anche stamattina, la democrazia è in crisi. Alessandro, mi correggerai, ma l'altro ieri ho letto sul Corriere un trafiletto in cui riportava che su 134 paesi analizzati, per la prima volta dopo 20 anni, 63 sono governati da democrazie e 73 sono governati da autocrazie, più o meno. E quindi ovvio che questo aumenta la tensione, ovvio che gli interessi del paese diventano, del singolo paese, diventano preminenti o preponderanti. Però c'è una regola fondamentale. C'è una regola fondamentale, ci sono ovviamente i governi, ma ci sono anche i popoli. I popoli sono cresciuti, i popoli ambiscono alla pace, ambiscono alla crescita dei paesi, delle nazioni, dei figli. Quindi rischiamo ovviamente che il conflitto ancora continui, però dobbiamo tener conto che ovviamente ci sono nel mondo 8 miliardi siamo di persone che tutti quanti ovviamente ambiscono alla pace. Io credo anche che il cibo sia un'unione per il mondo, perché alla fine nel mondo per ora e per fortuna c'è cibo per tutti.
E il mondo, appunto, abbiamo detto siamo in 8 miliardi, la popolazione mondiale cresce dell'1% all'anno, i consumi mondiali crescono del 5% all'anno e fortunatamente ci sono risorse per alimentare tutti, perché se effettivamente non ci fosse cibo per tutti, allora il problema potrebbe essere molto più grave. E quindi quello che noi auspichiamo è che appunto questa situazione rientri, e quindi dobbiamo essere tutti anche un po' ottimisti e pensare che, qualche volta me lo ricorda mio figlio che lo vedo in fondo là, dice: ma sai, qualche volta noi tendiamo a sopravvalutare il presente e a sottovalutare il futuro. Come dire, siamo presi oggi da mille cose che succedono, conflitti, governi, elezioni, e tendiamo a reagire anche ovviamente in maniera quasi istintiva per prendere e per attrezzarci a quello che succederà. In realtà quello che sta succedendo adesso noi lo dobbiamo leggere con un'ottica anche di medio-lungo periodo, perché le conseguenze dei traffici marittimi, dell'area del Mediterraneo, adesso il problema del Mar Rosso si sta trasformando in navi che devono passare, ovviamente passano, circonnavigano l'Africa, devono rientrare in Gibilterra, oppure l'alternativa è andare nel nord Europa. Quindi abbiamo delle opportunità, come dire, ci sono dei fattori che sono, diciamo, che pesano, che potrebbero pesare sulla nostra economia e sul nostro sviluppo, altri fattori che creeranno opportunità. Quindi noi crediamo che continuando ad investire, parliamo in questo momento dell'agroalimentare, quindi a essere eccellenze nel mondo, il mondo trovi e ritrovi il suo equilibrio, e quindi vogliamo essere fiduciosi. E Silvio, cerca di esserlo anche tu, che è bene, si vive molto meglio. Io invece volevo cogliere lo spunto che la domanda ci dà per dire, e pure così, da un altro punto di vista, ma il tema di riflessione, che il problema della manodopera ce l'abbiamo già ora. Si fa molta fatica, a parte la questione della denatalità e quant'altro, che insomma, ci addentreremo in un campo complicato, però già ora si fanno fatica a reperire le figure professionali che l'evoluzione tecnologica che è richiesta. Faccio una piccola parentesi, perché stamattina Gregorio De Felice ci ha presentato una ricerca, 2,5 milioni di posti di lavoro mancano, da coprire. Questa la tocchiamo tutti i giorni, una ricerca di figure, ripeto, con delle competenze. È una ricerca quasi disperata, e allora giustamente le aziende hanno trovato un altro sistema, che è quello di dire: ok, non lo trovo con le competenze, lo prendo, assumiamo, diciamo, delle figure che siano meno preparate, e la formazione viene fatta internamente, ma anche là comincia a diventare un percorso che si complica moltissimo. Per cui volevo rispondere alla domanda che, senza andare in cerca del momento catastrofico, il tema della manodopera è già oggi un tema che ha la stessa valenza, se non di più, perché parliamo di uomini, se non di più di uomini e di donne, logicamente, se non di più rispetto a quella, diciamo, che ci viene proposta magari da uno scenario più catastrofico. Quello sarà il tema per le nostre aziende da qua ai prossimi 10-15 anni. Su questo faremo degli altri incontri, perché è un tema a sé. Grazie, abbiamo esaurito il tempo, non so se c'era qualche altra domanda, ma c'era qualche domanda qui? No. E grazie a tutti, buona serata. Ci vediamo.